Everybody was kung fu. Prima giocatrice della Minetti del nuovo anno è Anna Paola Mattiolo, Apo per gli amici. Chi te l'ha dato? Beh, tutti credono che sia un acronimo di Anna Paola, e invece non c'entra niente. Origina molti molti anni fa, quando il mio primo nipotino era piccolo. E un giorno venne a vedere la partita e lui mi chiamava Papo, perché in casa mi chiamano Paola, e lui mi chiamava Papo. E le mie compagne di squadra hanno iniziato a chiamarmi Papo. Papo è durato pochissimo, è diventato subito Apo, e da lì non sono più schierata di dosso. Conosciamo un po' del tuo mondo. Tu hai la passione per la lettura. Sì, una delle mie passioni è la lettura, una cosa che mi dà grande piacere. Poi, se riesci ad avere la fortuna anche di trovare uno di quei libri che ti assorbono completamente, non spegni la TV, non vuoi musica, non senti il telefono, vieni proprio assorta. E quando senti una persona che non l'ha letto e alla quale lo consigli, provi un pizzico di invidia, perché dici: cavoli, tu non l'hai letto, guardi questa fortuna di poterlo leggere. Tipo? Beh, il Conte di Montecristo, per esempio, mi viene in mente adesso, di Dumas. E non so se hai avuto il piacere di leggerlo, sì. Quindi io ti invidio. Sul comodino adesso? Il secondo romanzo dello stesso autore dell'Ombra del Vento. E adesso l'hai iniziato? Adesso l'ho iniziato. Quanto dura? È un bel malloppone, dipende da quanto mi prende. Se mi prende molto può durare molto poco. Spero mi prenda molto tanto quanto mi aveva preso il suo primo romanzo, che era veramente veramente bello. Altra passione, il cinema. Ultimo film visto? Sta uscendo ed è uscito la settimana scorsa, infatti mi sono messa d'accordo con la Valentina, mia compagna di squadra. Come Dio comanda è uscito, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, quello me lo andrò a vedere. Loro sono esilaranti, a me loro fanno ridere da quando fanno la pubblicità a quando li vedi. Erano ospiti a Matrix qualche giorno fa, proprio per lanciare il loro nuovo film. Ma a me fanno ridere comunque e sempre, anche quando facevano Mai dire gol. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Tu sì. Quando è che hai iniziato a giocare? Ho iniziato, penso come la maggior parte di noi, nella squadretta del paese, quando avevo 9-10 anni. E ho iniziato subito ad innamorarmi di questo sport qui. Ero i primi anni, soprattutto, erano veramente una droga per me. Non vedevo l'ora, si facevano i classici due allenamenti a settimana, però con i bambini. Però io non vedevo l'ora che arrivassero i giorni dell'allenamento. Tu hai girato molto, varie sì. squadre, un po' in giro per l'Italia. Sì. Poi sei un po' tornata vicino a casa, diciamo. Sì. Adesso. Ho girato molto e sono stata sia in grandissime città tipo Roma, che è la più grande città probabilmente, o anche in realtà molto piccole, realtà di 6.000 abitanti più o meno, tipo Volta Mantovana, e le ho apprezzate entrambe, ognuna per cose diverse sicuramente. A te che piace andare nei negozi a Roma? Sì, Roma ti togli delle belle soddisfazioni. Però non credere, sai, perché anche le piccole città o le città medio piccole ti danno molto in questo senso. Cosa guardi di solito? Nei negozi? Sì. Guardo tutto, non c'è niente che sfugga il mio sguardo. Mi piace tutto, guardo tutto. Quando devo uscire, nonostante in questo momento appunto che sono in tuta, sono in divisa, come si suol dire, ci tengo parecchio. Quando esco mi piace abbinare la scarpa, la borsa. Quindi facci vedere una mise da uscita. No! No.
proposito, sempre di solito la donna è vista, oltre che bella e sexy, quella che sta ai fornelli anche, che sa prendere un uomo per la gola. Qui, e qui parliamo di altre cose. Sai dove voglio arrivare. So dove vuoi arrivare. Cucina è una delle tue passioni. È un'altra delle mie passioni, sì. Una passione, come dicevo prima a te, che la considero antistress. Mi piace cucinare dolci, mi piace cucinare biscotti, marmellate. Questo è una new entry tra le mie passioni, perché le puoi conservare, dopo le porti a casa. Sono quelle cose che si conservano a lungo, quindi non è tempo sprecato. Quindi le tue compagne si fanno portare i manicaretti dalla mamma, tu porti a casa le marmellate, i biscotti. Io porto a casa, sì, le marmellate, biscotti, queste cose qua. Sì. Ogni tanto faccio anche il ragù, queste cose qui che possono essere conservate. Al di là dei biscotti, piatto forte. È una cosa molto, molto buona, secondo me, che mi riesce abbastanza bene, è il pasticcio fatto con le crespelle, non con la classica pasta sfoglia. È veramente molto molto buono. Per prendere un uomo per la gola, cosa prepareresti? No, per prendere un uomo per la gola non preparerei il pasticcio, perché è un po' troppo casereccio, un po' troppo confidenziale, secondo me ancora. Non lo so, però preparerei qualcosa di un pochino più elaborato. Questa è la prima intervista del 2009. Del 2008 cosa porterai con te? Il 2008 non è stato un grande anno, per quanto mi riguarda. Ho delle speranze, ovviamente, come abbiamo tutti, perché sennò sarebbe molto dura, che il 2009 sia migliore. Però porterò con me, come sempre succede, ed è la cosa che forse è anche più importante, le persone belle che ho avuto l'opportunità di conoscere in questo 2008. Cosa chiede il 2009? Cosa ti piacerebbe trovare in questo anno? Vorrei continuare, vorrei avere più tempo da passare con le persone a cui voglio bene, vorrei soprattutto che loro stessero molto bene, vorrei che tutta la mia famiglia fosse felice, vorrei esserlo anch'io. Mi piacerebbe una sorpresa, ecco, nel 2009. Amo molto le sorprese, mi piacerebbe che succedesse qualcosa che dici cavoli, questo non ci avevo neanche pensato ed è arrivato, una sorpresa, ecco, piacevole possibilmente. Insomma, mi sembra il minimo, sì, non, altrimenti non te lo vorresti, no, scusa. No, esatto. Una bella sorpresa. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Un sogno nel cassetto. Riuscire ad entrare nel mondo reale, che il mondo reale non è quello che viviamo noi sportive, e riuscire ad amarlo tanto quanto ho amato questo. Un grande 2009 a tutti, davvero di cuore. Tutti i lunedì alle 22 goditi su Palla Volley TV la sintesi delle partite del grande volley femminile di A1 con i set più spettacolari della Minetti Vicenza. In esclusiva su TVA Vicenza, alle 22 di ogni lunedì, la Minetti Vicenza gioca per te. Vicenza Più, il settimanale che aiuta il quotidiano. Ogni sabato, Vicenza Più, ti aiuta ad approfondire il quotidiano. Vicenza Più Donna, Vicenza Più Aziende, Vicenza Più Sport, Vicenza Più Cultura, Vicenza Più Giovani, Vicenza Più Mode, Vicenza Più, tua ogni sabato in edicola o compresa nel prezzo di eventi cittadini. Vicenza Più approfondisce l'informazione e proietta Vicenza più avanti. Tutti i sabati in edicola e in città, Vicenza Più, più liberi di sapere. Con soli 500 euro diventa socio della Minetti Vicenza, la squadra di volley femminile che da 11 anni difende i colori biancorossi in A1 e cura un vivaio unico e pluriscudettato. Per conoscere i tanti vantaggi di essere socio che ti faranno recuperare il tuo investimento, telefona direttamente al presidente Giovanni Coviello. L'iniziativa è illustrata su joyvolleyvicenza.it. Con 500 euro, la Minetti Vicenza diventa veramente tua.
I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione.